Dopo aver mangiato il tilapia e conseguentemente quasi vomitato per la strada sterrata, siamo arrivati qui. In mezzo a babbuini, facoceri, coccodrilli e non so che cosa. Siamo alla Crocodile Farm e ora vedremo i crocodile. Poverini. Domani vedremo quelli liberi, credo. Questi sono rinchiusi. Oh, lì c'è un maiale. Cioè un facocero. Che mangio. Ora sto entrando alla Crocodile Farm, che sarà una piscina con dei poveri coccodrilli senza acqua. Oddio, sono tantissimi. Lui diventerà una bella borsetta. Poverini. Pelosi. Un sacco di coccodrilli che diventeranno borse, scarpe, cose. Non sembrano molto felici in effetti. Sembrano anche tipo immersi in della merda verde. Poveri. Qui, qui c'è quello grosso. Oddio. Ciao. Che belli sono. E qui ci sono i piccolini. Che si calpestano uno con l'altro. C'è un odore di cozze qua dentro. Sono un botto. Sono tantissimissimi. E questi sono solo i più piccoli. Ho trovato un babbuino. Che brutto. È enorme. Sputa. Chiappe di babbuino. Chi è che mi urla là? Un gallinaceo mi urla. Ci sono anche i pelosini. Questo è già più carino. Per farvi capire. Sono più grossi di una persona. Saranno i genitori di tutti quelli là. Ma hanno solo questo piccolo pozzo putrido per nuotare in pace. Beh, insomma, questo è il pollaio dei coccodrilli. Non sapevo che avessero la bocca gialla. Che strani. Anche dei dubbi che siano vivi alcuni.
Chissà cosa mangiano. Pensi che passi in mezzo alla vedi là? Che belle le zampine. E lui non sembra tanto felice di vederci. No, infatti. Questi sono i prezzi di coccodrilli al chilo. Bene. A parte la mia faccia sconvoltissima, 4 ore di viaggio per arrivare qui, in mezzo allo pseudo nulla, un po' meno nulla di dove ero prima. Sempre sterrato, ovunque, ma non ne posso più. Ho visto dell'asfalto e ne sono molto felice. Sono stata in un allevamento di coccodrilli. Non sapevo neanche esistessero. Ho mangiato del tilapia, che è un pesce. Domani andremo a fare il giro sul lago. E ce la faccio più, mi fa male la schiena. 4 ore e mezza di viaggio, 4 ore, non so quanto cazzo ci abbiamo messo, di cui 3/4 sosterrato. Mai più. Per fortuna non ha piovuto, ma fa fottutamente caldo. Mi hanno appunto 200.000 zanzare e quindi malaria viene a me. Abbiamo rischiato la vita più o meno 1.000 volte con l'autista che tipo continuava a tentare di addormentarsi alla guida. Siamo sopravvissuti. Sì, ho un occhio più piccolo e uno più grosso. Sono abbronzata, che schifo. Neanche tantissimo. Per fortuna. Abbastanza piena di insetti, tanto per cambiare, ma ormai gli insetti sono almeno. Puzzo da fare schifo. Non sono riuscita ad andare in piscina. Perché è tardi. L'insonorizzazione di questa stanza è zero, nel senso che vola qualsiasi cosa e si sente. Sento la cacca dei vicini di casa. Voglio morire. Ora. Niente. Domani faremo il giro del lago con la barchetta. E andremo a vedere ippopotami e coccodrilli in libertà finalmente. Quindi coccodrilli non adibiti a diventare borsette. Poveri. E boh. A breve andrò a mangiare. Anzi, prima mi lavo. Che puzzo da fare schifo. Andrò a mangiare e mi leggerò
Walking Dead e morirò a letto. Ah, c'è anche la televisione, non l'avevo visto. Non si vedrà nulla come al solito. Giornata interessante. Sì, dai. Diversa. Buonanotte. Ho come l'impressione che questa doccia sia considerata illegale in qualche paese del mondo. Tipo, sia considerata una tortura cinese o qualcosa di simile. Quello era il massimo del getto ed è praticamente un mega gocciolone gigante che ti perfora il cervello. Quindi, non so, forse cercano di torturarmi e poi uccidermi. Insomma, vabbè.